Facendo un confronto con la situazione italiana, vediamo che in Europa molto si muove da molto tempo, da 2 o 3 anni, con una serie di programmazioni, più che direi di programmazione che già di risultati di nuove ricerche. Questa programmazione vuol dire raccolta di dati, reti. E anche programmazione di convegni che si terranno nel 14 e successivamente. Ci sono anche dei luoghi di memoria che riapriranno in occasione del centenario. Faccio un esempio: Verden, il museo, stranamente ha chiuso quest'estate e riaprirà nel 1916 in occasione del centenario della Grande Battaglia. Poi bisogna anche vedere quali sono i temi affrontati, perché credo che ci siano una parte dei temi, chiamiamoli più tradizionali, quindi gli eserciti in guerra, l'esperienza degli eserciti in guerra, i fronti interni, cioè tutti questi temi che la storiografia ha cominciato a affrontare già dagli anni 70-80 e che sono arrivati a un punto di maturazione. Mi pare che ci sia anche un ritorno su altri temi, per esempio ho in mente un convegno a marzo che si terrà be franco-belga sulla fine dell'internazionalismo. Quindi anche la storiografia dell'internazionalismo, della classe operaia, della seconda internazionale, che taceva da molto tempo, che oggi si affranca, si ri riprende su alcuni temi. Certamente non è semplicemente la storia di Jaurès e l'assassinio di Jaurès, ma il passaggio da un certo tipo di internazionalismo ai nazionalismi e ai transnazionalismi del dopoguerra. E poi sempre di più mi pare che alcuni storici, meno per l'Italia, ma per quanto riguarda gli altri 3 grandi paesi in guerra, abbiano lavorato guardandosi, cioè storici inglesi che hanno lavorato sulla Francia, storici tedeschi che hanno lavorato anche sull'Italia, devo dire, ma anche sulla Francia. C'è uno sguardo incrociato che non rimane chiuso alle storiografie nazionali e che permette quindi anche un diverso approccio, una diversa lettura della Grande Guerra. Credo che anche una storia politica riemerga, sia a livello nazionale, ma sia a livello di storia, non tanto diplomatica, ma come dicevo, di storia della fine degli internazionalismi, di una nuova lettura dei nazionalismi, una lettura della dissoluzione dei grandi imperi e quindi anche una lettura geopolitica, finalizzata a una migliore comprensione del XX secolo per l'Europa. Ecco, questo forse a livello europeo, questo, la Grande Guerra come una lettura dell'Europa di oggi. Io vedrei questo come novità e una lettura dell'Europa in rapporto ad altre aree extraeuropee. È stato fatto un comitato a Roma per la celebrazione del centenario, ma per quanto ne so non hanno fondi e quindi varie proposte che sono state fatte sono state accettate, però senza fondi accettano cose che sono già finanziate o pubblicazioni che sono già state fatte. Ad esempio io ho curato un volume degli annali della Fondazione L'Amalfa sulla società italiana in guerra e questo è il primo titolo del centenario perché questo è già pubblicato, è già finanziato, insomma è tutto. Poi so per esempio che ci sarà uno spettacolo di musica e anche un piccolo spettacolo teatrale perché è praticamente autofinanziato dal gruppo che si sta muovendo vicino a Reggio, che forse lei conosce, che riguarda l'attività dei prigionieri nel campo di Zelle, dove lì propongono anche un volume sulla vita di questi prigionieri, una mostra insieme a degli oggetti e a degli scritti e dei disegni fatti dai prigionieri del campo di Zelle in Germania, che sono di grande interesse e a mio parere
sono delle, è una mostra che vale in piccolo naturalmente quelle che sono nei nostri unici musei della storia della Prima Guerra Mondiale, Trento, Rovereto e Gorizia. Quindi senz'altro a livello centrale c'è ben poco, forse verrà, al momento c'è molto poco. Di fronte a questa situazione si è lasciato alle regioni l'iniziativa. E ci sono alcune regioni che naturalmente sono più attive, ma perché la memoria della Grande Guerra è sempre stata sul piano locale più presente. E qui c'è un forte sbaglio, perché le regioni più attive sono le regioni che hanno avuto il fronte, in sostanza. Mentre le altre, che sono state invece fronte interno, e l'Emilia-Romagna comunque ha, con alcune già anticipazioni, appunto come regione ospedaliera, come regione di retrofronte, ha cominciato a dare alcuni risultati di ricerca, in realtà si è lasciato alle risorse regionali l'iniziative celebrative. E se queste regioni poi non si agganciano direttamente a centri di ricerca e università che possono promuovere, rimane un elemento celebrativo e non di rinnovamento storiografico. La Grande Guerra non gode certamente della fortuna che gode all'estero. Questo non gode né a livello nazionale né a livello internazionale, dal momento che l'Italia viene regolarmente esclusa dai consessi internazionali o nelle pubblicazioni internazionali, perché è considerato un paese di secondarissima importanza rispetto alla triade, cioè alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Quindi diciamo, senz'altro c'è un'esclusione generale del paese Italia a livello internazionale e della Prima Guerra Mondiale per quanto riguarda invece all'interno dell'Italia rispetto ai maggiori interessi riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. Cioè la Seconda Guerra Mondiale con le sue vicende precedenti, cioè il fascismo, con le sue vicende della persecuzione ebraica, della prigionia degli italiani in Russia, della prigionia degli italiani in Germania, quindi degli IMI, degli internati militari, eccetera, dei partigiani, della guerra di resistenza ovviamente, la Repubblica di Salò, cioè tutta una serie di temi insieme a quelli della memoria riguardante i crimini fascisti, il giudizio, la Norimberga non avvenuta in Italia, eccetera, tutto un tipo di interesse storiografico negli ultimi anni ha un po' preso il posto dello studio della Prima Guerra Mondiale. Quindi sì, direi che Prima Guerra Mondiale, così come anche però l'età giolittiana e in un certo senso anche il fascismo, sono stati dimenticati rispetto o trascurati rispetto a temi che vanno dalla fine del fascismo in poi. La Grande Guerra in Italia è sentita come Grande Guerra Europea, come guerra europea o come ultima guerra risorgimentale o come guerra periferica. Io ho l'impressione che questo sentimento di periferia sia rimasto in parte nella storiografia anche italiana e che sia stato poi ripresentato all'interno del confronto della storiografia europea. Non è un caso che gli italiani sono sempre marginali in un confronto internazionale. Sono marginali in ragione della lingua, perché pochi leggono l'italiano e quindi possono valorizzare le nostre ricerche. Sono marginali perché gli italiani non hanno partecipato ai grandi fronti europei, non erano sulla Somme, non erano a Verdun, quindi vengono studiati magari soltanto i garibaldini sulle Argonne o altro. Ecco, sono per questa ragione o c'è una ragione di fondo molto più complessa? Ma anche in Italia, io metterei insieme tutto, un po' la particolarità della Grande Guerra e anche come è stata ripresentata all'interno della memoria e della storia ufficiale italiana. Io sono sempre dell'idea che si dovrebbe tornare agli studi della storia delle istituzioni, primo punto, cioè del potere dello Stato, e con riguardo alla Prima Guerra Mondiale,
al rapporto fra potere civile e potere militare e come questi si intersecano nella prima guerra mondiale anche nella vita civile, quindi delle istituzioni, del Parlamento, insomma di questa, cioè la storia della struttura istituzionale secondo me è fondamentale. Oltre a questo, su cui qualcosa è stato scritto, invece un campo che dovrebbe essere interamente arato è quello della storia sociale, cioè come si vive nelle città, da noi non c'è niente. Mentre all'estero esistono libri sulla vita quotidiana, sulla vita delle donne, degli uomini, nelle città, nelle varie città principali, nelle campagne. Da noi non c'è quasi niente, solo qualche monografia, alcune anche di molto tempo fa, come per esempio quello di Onofrio sulla Bologna, la città rossa, insomma, che risale credo a 30-40 anni fa, insomma, non è che poi sia stato scritto altro. Ecco, quindi c'è molto poco sulla storia sociale, quello è un campo che dovrebbe essere secondo me arato. Purtroppo la tendenza attuale è invece quella della moda che dalla Francia è venuta ampiamente anche in Italia, si sta estendendo anche fuori d'Italia, cioè della storia culturale, cioè la rappresentazione della guerra, i miti della guerra e così via. Alcune cose interessantissime naturalmente, la memoria della guerra, la memoria, cioè tante cose molto interessanti, però queste portano a sfuggire un po' a quello che fu veramente la guerra e più a porre l'accento piuttosto su quella che è l'immagine della guerra. Molto importante, ma bisognerebbe che le due cose fossero almeno studiate insieme per poi poterle anche paragonare. In Italia, vabbè, anche per ragioni anche di sopravvivenza professionale, ma non abbiamo quegli storici non accademici, non universitari che fanno questi grandi lavori di respiro, che tipico dell'editoria anglosassone, no? Che creano il mondo, le battaglie, ne danno, hanno una produzione che da grande pubblico. E noi abbiamo delle produzioni di nicchia dove c'è la ricostruzione della battaglia, dove ci sono alcuni cultori di storia militare. In realtà le case editrici ora tendono ovviamente a pubblicare quello che si vende meglio. Allora, il nome straniero intanto ha un suo fascino per noi un po' provinciali, più il nome italiano. Secondariamente c'è un modo di scrivere da parte degli stranieri, soprattutto di lingua anglosassone, di lingua inglese, insomma, che è più accattivante perché evita l'apparato delle note, dell'apparato, sono meno accademici, sono più narrativi, sono quasi romanzati e quindi sono dei testi che naturalmente un pubblico generico preferisce ai testi invece più legati a riferimenti bibliografici, di tipo forse in un certo senso più accademico degli italiani. Poi in realtà sono meno anche gli studiosi della Prima Guerra Mondiale, cioè in Italia non è facile trovare, soprattutto tra i giovani, persone che si occupano della Prima Guerra Mondiale. Allora la generazione mia incomincia a essere stanca e quindi incomincia anche a scrivere meno, comunque si dedica più a saggi che a volumi di ricerca nuovi, o se fai volumi naturalmente ripercorre dei percorsi già precedentemente arati, magari da se stessi, ma insomma, quindi c'è anche un venir meno un po' dello slancio, diciamo, che ci può essere in un giovane.